Con Ilma il rapporto è iniziato nel 2002. Diciamo che la nostra prima fiera, un po' importante, della Rivi Magnetica è stata fatta nel 2000, al Plast a Milano. Durante il Plast a Milano siamo stati contattati da un potenziale agente per il mercato tedesco, abbiamo iniziato il rapporto con lui. Successivamente, nel 2002, siamo stati contattati dal gruppo Rommel, appunto dalla Ilma Rommel, per la necessità da parte loro di avere un prodotto come noi eravamo in grado di fornire e appunto nel marzo del 2002 a Zurigo abbiamo firmato un accordo di distribuzione in accordo con il nostro vecchio agente in modo tale da poter permettere alla Rivi Magnetics e alla Ilma di poter cominciare a lavorare assieme. A partire dal 2002 assieme alla Ilma abbiamo sviluppato tutta una serie di rapporti, il rapporto era molto chiaro, loro distribuivano i prodotti, noi costruivamo i prodotti. E attraverso questo, nel corso degli anni, la Rivi Magnetics, avendo collaborato con un importante gruppo tedesco, è riuscita a fare crescere molto il prodotto, soprattutto in alcune caratteristiche che erano necessarie, sono necessarie per poter, esportare il prodotto in tutto il mondo, ovvero qualità, prestazione, stabilità di questi. Caratteristiche del prodotto e devo dire attraverso appunto il rapporto con la Ilma siamo riusciti veramente a fare crescere il prodotto in queste due grandi caratteristiche, quindi qualità, affidabilità e prestazione, sono poi tre alla fine. Continuando con il rapporto, a un certo punto ci siamo accorti che per poter essere ancora più attivi e prestazionali all'interno del mercato dovevamo cercare di metterci ancora più vicini. Quindi è nata questa idea di creare una società comune all'interno del quale andare a mettere le competenze di entrambe le aziende per poter appunto essere il più possibile vicini ai mercati e poter essere in grado attraverso questa nuova società di fare crescere ancora di più il prodotto, il processo e i mercati. Come dicevo, la Rivi Magnetics è molto capace di fare prodotti e processi. La Ilma Rommel, il gruppo Rommel, ha una rete di distribuzione molto sviluppata in quelli che sono per noi i paesi più importanti, Stati Uniti piuttosto che non in diverse parti dell'Europa, Giappone, Cina, insomma. Ha capacità di poter e ha messo a disposizione della società tutta una rete di distribuzione, oltre che una grande esperienza nella messa a punto dei processi di produzione all'interno delle aziende manifatturiere. Quindi abbiamo messo assieme queste due competenze in una nuova società che si chiama Rommel Rivi, che ha sede in Germania ed è stata creata il 18 di novembre del 2016. Siamo andati da un notaio a Francoforte e abbiamo firmato il contratto. Allora, come dicevo, abbiamo queste due grandi competenze che sono da una parte il gruppo Rommel che ha caratteristiche di la classica media impresa tedesca che ha fortissima capitalizzazione. Una grande propensione all'export e appunto al servizio presso del cliente presso vari paesi del mondo e la Rivi Magnetics dall'altro lato che ha una capacità tecnica e di prodotto che è nota perché sono anni che noi facciamo questi prodotti, l'azienda è nata nel 68, fondata da mio padre, quindi il prossimo anno faremo altri 50 anni. E quindi unendo queste due caratteristiche molto importanti, una da un lato la capacità di fare prodotti e di inventare, l'altra la capacità di penetrare all'interno dei mercati con una rete di distribuzione già attiva, con dei centri di assistenza già attivi, ecco che sovrapponendo le due competenze all'interno di un'unica società, contiamo di riuscire ad essere ancora più performanti in modo tale da essere competitivi nel mercato in un modo corretto. Questo si sposa anche con un'idea che la Rivi Magnetics ha da diverso tempo, ovvero quella di internazionalizzare l'impresa. È chiaro che è fondamentale per lo sviluppo delle società riuscire a compiere questo passo. Per noi il processo di internazionalizzazione è sfociato in una creazione in un altro paese di una società pronta per poter servire i mercati,
nel modo più corretto possibile. In Italia c'è la Rivi Magnetics, tanto per essere chiari, la società che abbiamo creato in Germania è una società partecipata al 50% dalla Rivi Magnetics, 50% dalla Rummel BTG, che è la holding del gruppo. La Rivi Magnetics Italia è di proprietà al 100% della famiglia Rivi e rimane così. Rimarrà così per precisa volontà nostra, ovvero per noi il processo di internazionalizzazione passa ed è passato attraverso questa idea di creare una società al di fuori del territorio italiano per poter essere ancora più competitivi nei mercati globali. Il marchio della nuova società e il nome della nuova società sarà Rommel Rivi, in particolare il marchio avrà come emblema Rommel Rivi Magnetics. La società in Germania è una società che ha il compito principale di distribuire il prodotto all'interno dei mercati globali. Questo verrà e viene fatto attraverso una rete di distribuzione che è quella che attualmente la Rommel del gruppo ha a disposizione in vari paesi del mondo, in particolare ha sede di proprietà negli Stati Uniti, piuttosto che non in Cina, piuttosto che non in Francia o in Inghilterra. Quindi attraverso questa rete di distribuzione la Rommel Rivi sarà in grado di distribuire il prodotto all'interno dei vari mercati. La Rommel Rivi è una società partecipata al 50% Rivi Magnetics, al 50% Rommel BTG. La Rivi Magnetics Italia è una società al 100% della famiglia Rivi. Il compito della Rivi Magnetics è quello di produrre il prodotto, quindi la produzione è italiana. E il compito, appunto, come dicevo prima, della Rommel Rivi è quello della distribuzione, di mettere a disposizione della società tutte le competenze che all'interno del gruppo esistono, quindi capacità di industrializzare il prodotto piuttosto che non, capacità di mettere in fase il processo piuttosto che non, avere la capacità di essere presenti, come dicevo, in varie sedi, non solamente commerciali, ma abilitate e con le competenze per poter fare service assistenza. All'interno di questo disegno, di questo pacchetto, attraverso questo disegno e questo pacchetto, noi contiamo di riuscire a sviluppare in un modo molto molto importante il volume di vendita all'interno dei mercati globali. È interessante ed è una domanda che ci siamo posti anche noi, il perché le due imprese si sono messe assieme. Perché la Rivi Magnetics? Alla fine è una piccolissima impresa perché quando ci siamo conosciuti eravamo veramente un'impresa molto piccola. Chiaro che nel corso degli ultimi anni, soprattutto, la Rivi Magnetics si è molto sviluppata in volumi, struttura e conoscenza. E il motivo per cui ci siamo messi assieme, perché la Rivi Magnetics partecipa a questo, è che credo che la Rommel, che è sicuramente un gruppo molto importante della media impresa tedesca che fa della qualità e della competenza la loro bandiera, ha visto e vede all'interno della Rivi Magnetics delle competenze tecniche molto sviluppate, soprattutto e chiaramente per quello che riguarda l'inventiva e la capacità di produrre ed mettere a punto dei prodotti, in particolare sistemi magnetici di ancoraggio. E quindi è questo quello che la Rommel ha visto all'interno della Rivi Magnetics. Noi abbiamo visto in loro questa grande capacità di essere presenti in vari paesi al mondo, oltre che, cosa probabilmente più importante di tutte, essendo due imprese sicuramente diverse, la Rommel molto più grande di noi, ma resta il fatto che il rapporto si è sviluppato all'interno degli imprenditori, cioè noi ci conosciamo e il motivo per cui alla fine siamo arrivati a costituire una società è perché ci si fida, ci si piace, è una cosa estremamente semplice. Gli imprenditori si mettono assieme perché hanno un obiettivo, ma soprattutto hanno una visione comune di intenti, una visione comune anche di quello che è lo sviluppo dell'impresa. Oltre che un grande rispetto reciproco e fiducia nel fatto che si possa operare per il bene della nostra società. Questo accordo testimonia la volontà della Rivi Magnetics
e di poter essere presenti sui mercati, oltre che italiani, anche mondiali. Sul mercato italiano, quello che voglio portare a testimonianza è la qualità, l'affidabilità e il servizio che possiamo dare ai clienti nel seguirli sia a livello di mercato Italia che di mercato estero, perché comunque noi abbiamo una differenziazione di clientela che è dato da clienti storici che già ci conoscono, sanno come lavoriamo, come sviluppiamo i prodotti, i progetti, come lavoriamo in collaborazione con loro, è dato da clienti potenziali nuovi ai quali vogliamo trasmettere appunto questo messaggio. E non meno importante, è dato da clienti che noi consideriamo in maniera abbastanza rilevante, che sono i costruttori di presse, i quali a loro volta vendendo sul mercato mondiale possono avere la garanzia da parte nostra di un servizio post vendita curato, perché potremmo utilizzare quella che è la rete della nuova società Rommel Drivi che è nata nello scorso anno. E quindi ci aspettiamo, e quello che vogliamo portare a testimonianza sul mercato italiano è proprio quello di fare conoscere qual è la nostra realtà, qual è stata e quello che sarà, ma soprattutto che quelli che sono i nostri obiettivi che ci siamo prefissati negli anni li stiamo portando avanti e ad oggi possiamo dire che si sono in parte concretizzati in maniera importante con questo nuovo accordo che è stato fatto.